Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video che tutti stavamo aspettando perché ho di nuovo preso in mano il mio Bitcoin cinese, ragazzi, perché il Bitcoin sta facendo di nuovo il Bitcoin. E quello che volevo dirvi oggi è un video della domenica, un video molto sprint, molto veloce, ragazzi, per fare un po' di riflessioni. È da più di un mese che dico sul canale Trading On, penso di essere stato uno dei pochi a prendermi anche i vostri insulti, che era da entrare long sul mercato dopo la rottura dei 4.400 dollari. Ho fatto decine di video, ho spiegato decine di volte come farlo anche nel mio corso di formazione, come fare holding sul mercato finanziario, un corso free che trovate su YouTube gratuitamente. È tutto pubblicato ed è quello che sta succedendo. Anche nell'ultimo video che vi ho dato venerdì, che ho pubblicato venerdì, spiegavo come doveva il trader corretto, chi sa fare trading veramente, ragazzi, a livello professionale, doveva essere long su questi mercati, al di là di qualsiasi considerazione possibile in merito dell'analisi tecnica e delle analisi di Elliott e anche delle altre tipologie di analisi. Però, ragazzi, c'è un grande boom dei mercati. Si pensa possa essere FOMO? Assolutamente no, per quello che mi riguarda, questa non è FOMO. Anzi, condivido anche un pensiero di Luca del Criptoverso, che saluto. Ciao Luca, intanto perché ha fatto un bellissimo video ieri dove spiega che in realtà su Google Trend non c'è una così grande ricerca, insomma, di Bitcoin come fu nel dicembre del 2017. E la penso esattamente come lui, perché se fosse stata FOMO, ragazzi, sì, ci sarebbe, insomma, ecco, molta gente che parla di Bitcoin di nuovo sulle stelle, e non è assolutamente così, ragazzi. Non abbiamo visto niente, secondo quello che è il mio punto di vista, ma questa è un'opinione, voi sapete che non le do mai sul canale, ogni tanto però qualcosina la dico, mentre è importante constatare quello che vi ho detto nell'ultimo grafico pubblicato, facendo anche un video sul canale Telegram, canale gratuito, trovate il link in descrizione, trovate il video che ho pubblicato qualche giorno fa, dove parlavo dell'ipotesi ciclica di spostamento di un ciclo semestrale molto importante. Ma faremo questa analisi nella video di domani, perché la video analisi di Bitcoin è immancabile. Qui però vi dico una cosa, che l'altra finestra possibile di un eventuale pullback, di un'eventuale correzione, potrebbe essere intorno al 20 maggio, come ho detto anche la settimana scorsa, ma appunto fino a quella data, ancora ragazzi ci sono 8 giorni, a voglia di acqua sotto i ponti, ragazzi, che dice un po' di tempo, il mercato può continuare a fare un po' quello che vuole. Attenzione al breakout della giornata di sabato, perché la giornata è una giornata di weekend e in particolar modo dovremmo avere conferma lunedì o martedì anche di questo movimento. Il breakout di cui parlo è quello dei 6.800 dollari, ma Bitcoin si sta posizionando su una resistenza ciclica fondamentale, che era la resistenza 7600, ragazzi, che la riportavamo indietro da ottobre-novembre del 2018. E mi mando in sovraimpressione il grafico perché non riesco a fare il doppio video oggi, poi ne parleremo comunque meglio domani. Allora, in molti nella mia Trading On Academy, il gruppo premium di Trading On, mi stanno chiedendo come è meglio impostare gli stop loss per questa operatività che abbiamo indicato. In Academy, ragazzi, siamo trader tutti quanti, quindi ovviamente si fanno operazioni, diciamo, è una community un po' più operativa, ci sono i trading system, quindi sono tutti long lì su Bitcoin, ragazzi, già da un po'. Però, insomma, vorrei fare un video per tutti relativamente a questo discorso dello stop loss, anche perché, se vi ricordate, tra i miei quattro ingressi possibili, per chi era rimasto fuori dal treno con il video che ho fatto la scorsa settimana, c'era anche un ingresso long che è già entrato già in ampio profitto. Quindi volevo anche poi fare un video in settimana dove poter magari posizionare uno stop loss, accorpandolo a quello che è il nostro corso di formazione come fare holding. Quindi stiamo facendolo in real time, come faccio sempre in tutti i corsi che ho fatto. Quindi in real time faremo anche un video dove posizionare, dove poter posizionare
Lo stop loss, visto che, come indicavo in quel video precedente, c'è una posizione già in essere, almeno dovrebbe, ragazzi. Io ero entrato molto prima, ma quella era un ottimo ingresso per chi aveva perso il cosiddetto treno. Bitcoin tornerà a valori stellari? Non lo sa nessuno. Io vi ricordo che il mercato ha sempre ragione e vi ricordo la mia frase preferita dell'ultimo mese. Trend is your friend e vi assicuro che se parlo così ho dati statistici alle mani, dati assolutamente pesati, soprattutto sui mercati delle cripto. Dovete seguire sempre il trend, ragazzi. Non andate a fare operazioni contrarian su mercati come quelli delle cripto. E le altcoin che fine hanno fatto? Un'altra idea mi frulla in testa, l'ho scritto a qualcuno di voi nei commenti e ne parleremo anche. Speriamo domani. Quanta roba da fare, ragazzi. Farò una settimana piena di video. Intanto ci godiamo questi. Quanto sono oggi, ragazzi? Aspetta, guarda. Siamo a 7200. C'è anche la finestra temporale del 20 maggio che si avvicina. Quindi potremmo essere anche su un massimo. Potremmo aver fatto anche un massimo relativo di qualche giorno. Assolutamente sì. Ma nulla, tocca per il trend principale di Bitcoin, che nel medio periodo in questo caso è un trend rialzista, come dico, da più di un mese, ok? Buona domenica a tutti e soprattutto a chi ha le tasche piene di Bitcoin in questo momento, se avete seguito quello che ho detto in tutto questo mese. Ciao a tutti e ci vediamo lunedì.